One Podcast. Parto dal personale e mi scuserai se faccio un uso privato di un mezzo pubblico. Oggi è il compleanno di mio fratello Riccardo, tanti auguri. Compie 18 anni, l'ho visto nascere, crescere, piangere, ridere, giocare, parlare, pensare e oggi diventa adulto in un mondo dove moltissime persone hanno smesso di farlo, di fare gli adulti. E allora ti chiedo, cosa diresti tu a un diciottenne? Cosa diresti a te stesso o a te stessa più giovane? Io ci ho pensato tanto, davvero tanto, e allora ecco la mia lettera a un diciottenne. Sigla. Stai ascoltando Verde Speranza, io sono Nicolas Lozito e con questo podcast ogni giorno vorrei offrirti un esercizio per allenare la mente a ritrovare fiducia nel futuro del pianeta e di questa pazza umanità. Partiamo. Caro diciottenne, cara diciottenne, vuoi sapere qual è il mio primo consiglio? Non ascoltare consigli. Certo, chi è arrivato prima di te sa molte cose e farà di tutto per mettertele in zucca, dirà zucca vuota, ascolta qui, e tu penserai, ok boomer, no che non ti ascolto, ma la verità è che dovrai provare e riprovare, inventare e reinventare, costruire nuove strade, anzi sai che ti dico, la metafora della strada è sbagliata, se ce n'è una giusta è quella del prato, del terreno brullo che va coltivato, fatto crescere. Farai mille mestieri diversi, alcuni non hanno ancora un nome, altri non esistono nemmeno. Farai l'ingegnere, la cuoca, lo sportivo, la filosofa, il programmatore. Quello che è certo è che dovrai fare del bene al pianeta. Non come noi, che abbiamo fatto davvero solo male. Perché se c'è una cosa che è inattaccabile è questa, anche se oggi non lo sei, diventerai ambientalista. A noi del vecchio mondo hanno insegnato che la natura stava sotto di noi, che dovevamo controllarla. Tu dovrai invece proteggerla, farla amica, volerle bene, come si vuole bene a un fratello, a una sorella, a un nonno, a un nipote. Vivrai più a lungo di me, di tutti noi, e i tuoi figli vivranno ancora di più. Saranno ancora vivi fra 150 anni. Guarda il 2173 e dimmi che aspetto ha, che mondo vuoi costruire, che mondo vuoi lasciare. Non dimenticarti di farti sempre, sempre questa domanda, che mondo vuoi lasciare? Tatuatela se ce n'è bisogno, anche se tuo padre si arrabbierà e ti vorrà lanciare una pantofola perché gli fanno schifo i tatuaggi. Perché se c'è un compito che vale per tutti è proprio questo, portare la vita un po' più in là, la conoscenza un po' più in là, la specie umana un po' più avanti, riparare i viventi. C'è una cosa che batte dentro di te, caro diciottenne, ogni giorno, ogni secondo, ogni millesimo, il tuo cuore. Nell'oscurità è l'unica bussola che conta. Il resto sono solo depistaggi. Il cuore, la tua bussola, batte al ritmo di ciò che lo circonda. Circondati allora di bellezza, di giustizia, di libertà. Non sei solo, sei parte di una moltitudine bellissima, interplanetaria, sfaccettata, miliardi di esseri viventi, milioni di specie che giocano la tua stessa partita. Non sei solo, non sei sola. Pianta un albero, oggi che è il tuo compleanno, e lascialo crescere finché le sue radici uniranno il tuo cuore a quello della terra. Il tuo cuore a quello della terra. Il futuro è più grande di ogni nostra fantasia, sicuramente più grande della mia. Tu devi viverlo, noi dobbiamo solo consentirlo, preparare il terreno. Il futuro è abbagliante e brilla la tua luce. Non avere paura, non avere paura, anzi, abbi coraggio, sentirai dire da molti, me compreso, che il pianeta ribolle, che l'apocalisse è vicina. Non è vero, o almeno non del tutto, ma aspetta anche a te assumerti la responsabilità di sistemare questo gran pasticcio, un passo alla volta, ma anche con l'urgenza che ti contraddistingue, che vi contraddistingue. Speranza, 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 alimentala come un fuoco sacro. Finché ci sei tu, caro diciottenne, cara diciottenne, ci siamo tutti. E quindi auguri, firmato Nicolas. La puntata finisce qui, se ti va di condividerla a diciottenni e non più diciottenni, fallo. Se lo fai su Instagram, taggami nicolas.lozito. E se il podcast ti piace, votalo e seguilo sulle piattaforme che usi per ascoltarlo. Grazie e a domani.